rigenerare è una parola bellissima ed è altrettanto estremamente impegnativa. È una parola che porta in sé il termine di riqualificare e di generare allo stesso tempo. Perché riqualificare è una cosa, rigenerare è un'altra. Se lei mi domanda se il pennello è rigenerato, è chiaro che ritengo che questa sia una domanda che contiene già in sé la risposta. È inevitabile, è innegabile dover dire che il pennello non è rigenerato, ma del resto il pennello nella sua essenza è una cosa particolarmente impegnativa, particolarmente complessa. La mia amministrazione ha fatto il suo pezzo, io l'ho detto all'inizio del mandato, che noi abbiamo portato a compimento il nostro pezzetto di strada, in prosecuzione di quello che è stato fatto prima, ma chi verrà dopo di noi dovrà proseguire, ma non basteranno neanche i prossimi 5 anni per completare il pennello, perché è un percorso veramente molto lungo, molto molto lungo per poter parlare di rigenerazione del pennello. Rigenerare è una parola che porta in sé la vivibilità del luogo, che comporta l'essenza dell'abitare, la bellezza, la possibilità di vivere, ed è quanto di più bello ci possa accadere all'interno della città. Conferenza stampa di fine mandato, bilancio positivo o negativo? Per me è un bilancio assolutamente positivo, perché credo di aver portato a compimento il mio programma iniziale. Del resto bisogna necessariamente avere contezza del punto di partenza, dove eravamo nell'anno 2019, come eravamo nell'anno 2019. Bisogna per forza chiudere gli occhi e vedere anche le condizioni di degrado reale che c'erano prima. Certo, tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, è chiaro che è sempre la nostra vita un work in progress, è tutto un lavoro ed è la nostra vita che tende ad un sempre continuo miglioramento, però dopo questi 5 anni, anzi mi consenta di dire 3 anni e mezzo di amministrazione, perché l'anno e mezzo ce l'ha sottratto il Covid, credo che la città sia cambiata profondamente, ma soprattutto è proiettata in una logica di cambiamento ulteriore, è proiettata in una logica, in una dimensione europea. E basta fare degli esempi concreti, degli esempi pratici, io l'ho detto all'inizio. Proiettiamoci nel 2019, com'era l'ingresso della città, com'era il viale della pace, com'era la salita di Piazza Municipio, che c'erano quei bruttissimi manifesti funebri appiccicati perfino sui muri, com'erano in generale le condizioni. Che so, il commercio ambulante, ad ogni angolo ti ritrovavi un signore con la cassettina e con l'ombrellone dell'Algida, cioè ricordiamocele queste cose. La spazzatura di fronte alla biblioteca, dove arrivava? Per strada. Noi dobbiamo ricordarci questi punti di partenza per capire dove siamo arrivati, e capendo dove siamo arrivati e anche il disagio che stanno vivendo in questa fase i cittadini, capiamo dove arriveremo, perché capiamo qual è la dimensione dei cantieri e delle opere pubbliche che sono state messe in campo. Anzi, su questo posso dire che 160 milioni di euro in termini di cantieri spesi sul territorio fanno del comune di Vibo Valentia il maggior datore di lavoro, perché 160 milioni di euro nel settore dell'edilizia, che è quello trainante, come è noto, non so quanti punti di PIL a livello nazionale comporta, è quello che genera forza lavoro, genera indotto, genera fornitori, genera economia sul territorio. Lei ha citato tra le criticità risolte la scala mobile, mi verrebbe da dire anche il teatro, seppur portato a compimento, però vorrei entrare nel merito di quella conferenza stampa in pompa magna il 30 dicembre, annunciata una stagione teatrale che non c'è stata. Perché annunciare una stagione gestita dal Teatro Parioli di Roma, arrivare fino all'ultimo secondo senza sapere se il 14 si inaugurava o meno,
È stata forse quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto decidere alla coalizione di mollare la pista Maria Limardo perché si erano create troppe polemiche in città? Ma quest'ultima cosa non la credo proprio, perché insomma non posso pensare che la mancata realizzazione di alcuni spettacoli possa mandare a gambe all'aria l'inaugurazione di un teatro che di fatto è stato bloccato dalla burocrazia, cioè sostanzialmente sì, si è fatto credere ai cittadini che era tutto pronto, invece no. Ma sì, sostanzialmente è tutto pronto e lo è tuttora naturalmente, perché intanto il teatro... E come si ripartirà? Il teatro come opera pubblica è un'opera completata e rispetto a come l'abbiamo trovato e a come oggi è un luogo che ha restituito bellezza a quella area della cittadina. Ma se rimane chiuso come allora, può restituire bellezza? Intanto restituisce bellezza da solo, perché prima c'erano tutto intorno delle staccionate terribili e oggi invece è un'area verde, per cui restituisce bellezza in sé come opera pubblica. Poi è inevitabile che ci sono stati, dover dire che ci sono stati degli ostacoli burocratici. È chiaro che quando io a novembre prendo i primi contatti con il Teatro Parioli di Roma e quando a novembre si offre al sindaco la possibilità di avere una stagione teatrale gratuita per la città, tu che fai? Gli dici no grazie? No, tu la prendi naturalmente e cerchi di accelerare per mandare avanti il completamento del teatro e anche tutte le opere necessarie per l'inaugurazione che effettivamente abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con una certificazione antincendio su cui è stata la buccia di banana, su cui purtroppo l'ufficio tecnico, gli uffici, il tecnicismo lì è scivolato. Stiamo cercando con ogni mezzo di sistemare anche quest'ultimo tassello che a giudicare dai miei tecnici è abbastanza semplice, ma che però è stato ritenuto insormontabile da parte dei vigili, però dovrebbe arrivare quanto prima a conclusione. Per cui la discrasia tra l'annuncio di una stagione teatrale e la mancata stagione teatrale sta proprio in questo. E del resto io rifarei di nuovo lo stesso percorso, perché come al solito bisogna, del senno di poi sono pieni i fossi naturalmente, ma se io ritorno a novembre e mi ricordo la mia conversazione con il teatro I Parioli, con il dottore Gentile che ringrazio ancora, mi dice vuoi fare la stagione teatrale a Vibo, te lo offriamo gratuitamente, o meglio vuoi farlo? C'è stato tutto un lavoro, perché insomma le cose non arrivano per caso, io l'ho presa naturalmente. Sindaco, tanti cantieri aperti, peccato che non ci sarà lei ad inaugurarli, ma il futuro sindaco di Vibo Valentia vuole dire qualcosa a chi arriverà dopo di lei? Peccato che non ci sia io, però sono felicissima per la città, per cui io ci sarò senza dubbio da cittadina a godere dei risultati di questa visione strategica della città che la vedrà finalmente realizzata. Ci sarò io, ci saranno anche i miei figli che hanno scelto di vivere qua e quindi andiamo avanti, la città lo merita. Non ha nessun rimpianto? Ma rimpianti no, rimpianti assolutamente no, perché quando nel 2019 a ridosso della mia elezione mi sono affacciata al balcone e ho promesso alla città che mi sarei impegnata fino all'ultimo, l'ho fatto, mi sono spesa in ogni direzione, veramente in ogni direzione, non potevo fare oggettivamente di più, quindi rimpianti sicuramente no.